se tu protesti io ti punisco. E quindi in questo caso è bene iniziare per questo governo dalle scuole a far capire che devi stare al tuo posto, che non sei nessuno per cambiare le cose che non vanno, che non devi batterti per un mondo migliore, ma è meglio se stai zitto, così magari per te esce anche un posto di lavoro mal pagato e sfruttato. Andremo a vedere più avanti come questo provvedimento va ad incidere andando a cancellare una cosa buona che era stata fatta dal governo Conte 2 e va ad indirizzare verso un modello estremamente punitivo la valutazione degli studenti. Grazie. Grazie onorevole Caso. Deputata Ferrari a titolo personale. Grazie Presidente. Quelli che governavano questa città e un impero un paio di millenni or sono, quando non capivano lo scopo di un atto, si chiedevano cui prodest, a chi, a che cosa giova, per dire chi ci guadagna, qual è il vantaggio di questa operazione. E ce lo chiediamo anche noi, perché il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha sentito il bisogno di mettere mano, di revisionare la valutazione degli studenti e delle studentesse, all'autorevolezza del personale scolastico e agli indirizzi scolastici personalizzati. Io credo perché con questa norma portate a compimento la logica con la quale vi siete inventati il merito nel titolo del Ministero. E come si riconosce il merito e quale merito? Quello di studenti che hanno fatto un salto di qualità, di competenza, di capacità rispetto a quando sono entrati nel ciclo scolastico? Perché questo è il compito dei professionisti che stanno nella scuola, offrire un'occasione per valorizzare risorse inespresse, talenti sconosciuti e differenziati, e questo è il merito che va pesato e valutato dopo averlo appunto promosso. Voi invece certificate con questo provvedimento un mero peso la valutazione come raggiungimento di esiti standardizzati che possono andare bene magari all'università con i test a crocette, ma non quando si ha a che fare con minori in fase evolutiva. Grazie onorevole Ferrari. Onorevole Ghirra a titolo personale. Sì, grazie Presidente. Anch'io volevo sottolineare quanto è mortificante ormai il lavoro di questa Camera, dove il Governo porta avanti dei disegni di legge o dei decreti nel silenzio della maggioranza, nell'impossibilità di instaurare un dialogo, con un atteggiamento che abbiamo visto sin dall'inizio essere sempre lo stesso verso i ragazzi. Avete iniziato con il decreto Rave, avete proseguito col decreto Caivano, adesso con questo disegno di legge ancora una volta si intuisce l'obiettivo punitivo e repressivo che c'è verso le nuove generazioni da parte di questo governo, da parte di questa maggioranza, che anziché lavorare per ristrutturare la scuola, a valorizzarla, costruire una vera comunità educante, mira a introdurre nuove disposizioni per punire e reprimere ragazze e ragazzi e tutelare l'autorevolezza del personale scolastico. Io credo che questo atteggiamento sia mortificante anche per il corpo docente e tutti coloro che lavorano nel sistema della scuola. Quindi ringrazio i colleghi per aver presentato questo emendamento soppressivo e confido che in seguito, durante il dibattito, possa esserci maggior dialogo con i colleghi di maggioranza. Grazie. Grazie onorevole Ghirra. Onorevole Toni Ricciardi a titolo personale, prego. Grazie Presidente. A dir la verità, Presidente, qualcuno immaginava che con l'avvento dello storico revisionista Valditara si potessero cambiare le sorti della scuola italiana. Tuttavia, Presidente, il Ministro Valditara, anch'egli, è affetto dall'ennesimo virus di tutte e tutti coloro che occupano quel dicastero. Riformare la scuola. Ogni governo che si sussegue in questa bella e dannata Repubblica, a un certo punto che cosa fa, Presidente? Deve metter mano alla scuola, perché se non c'è la riforma della scuola che porta il cognome del ministro di turno, la scuola non si risolve. Guardate, colleghi e componenti del governo, l'autorevolezza
non la costruisci con la norma, non la costruisci con l'esercizio dell'autorità, ma è una costruzione, se volete, sì, pedagogica, di un profilo lento, faticoso, che costruisce Concluta. Credibilità. E voi purtroppo la state togliendo e non la state costruendo, la credibilità alla scuola italiana. Grazie. Grazie onorevole Ricciardi. Onorevole Cuperlo, a titolo personale. Appena insediato nel suo nuovo incarico, il ministro Valditara commentò pubblicamente un odioso caso di bullismo, definendo giusta l'umiliazione di quello studente, giudicando l'umiliazione, cito, un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Ora, colleghi, se esistesse e non esiste un voto di condotta per i membri del governo, dopo questa uscita il ministro sarebbe stato respinto con la più severa delle insufficienze. C'è un episodio molto noto, che è stato citato più volte, non in questa discussione, sta nel libro Cuore. Ad un certo punto Franti fa arrabbiare nuovamente il direttore della scuola, che gli si rivolge con la frase nota: Franti, tu uccidi tua madre. Il commento dell'autore è quell'infame sorriso. Però vedete, colleghi, la scuola non è fatta solamente per Enrico Bottini o De Rossi. Lo Stato vince quando salva Franti, anche perché nessun ragazzo è un infame. La sola unica infamia è sostituire l'autorità, che è un bene prezioso della democrazia, con l'autoritarismo, e farlo in un paese che quella degenerazione ha già conosciuto e sofferto è una colpa discretamente imperdonabile. Grazie onorevole Cuperlo. Deputata Malavasi, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Io mi faccio una domanda e la pongo anche a quest'Aula. Rispetto a questa scelta che ha fatto il Governo, mi chiedo se veramente stiamo incoraggiando un apprendimento consapevole in un ambiente accogliente, armonico. Sappiamo bene come la scuola abbia l'obiettivo di creare un benessere scolastico ed educativo dove l'errore non deve essere visto come una punizione, ma un'opportunità di crescita, andando a superare quella paura dell'errore, ma anche della punizione, che crea semplicemente un ambiente punitivo, fatto di ansia, fatto di paura. Lo dico perché credo che ognuno di noi abbia bene a cuore, ma è bene ricordarlo, come la scuola abbia un importante ruolo educativo, e il processo di valutazione è un processo complesso che serve a descrivere il cammino, il percorso umano, pedagogico dello studente, che aveva trovato nella valutazione una descrizione, scusi Presidente. Onorevole, concluda per cortesia. Per cortesia, colleghi, un po' di silenzio. Cioè, manca sti qua. No, per favore, rivolgetemi sempre a me. Recuperiamo un po' di silenzio, vi prego. Onorevole Malavasi, di chiusura, Sì, stavo dicendo, la valutazione è un percorso complesso, l'apprendimento è un processo complesso che richiede motivare gli studenti, dare loro metodi, dare strumenti, cercare di coinvolgere gli alunni in un rapporto anche virtuoso tra gli studenti e le loro famiglie. Quindi la riflessione che faccio è questa: siamo sicuri di incoraggiare con questa scelta un apprendimento consapevole in un ambiente di benessere che vada a tutela dei nostri studenti? Grazie. Grazie onorevole Malavasi. Onorevole Orfini, a titolo personale. Grazie Presidente. E, a differenza dei miei colleghi, io penso che questo provvedimento un merito almeno ce l'abbia, cioè quello di aver aperto nel Paese una discussione su cosa significhi educare, che ha coinvolto tante personalità importanti nel nostro Paese, tanti esperti di questo settore. È un dibattito che è entrato anche nelle aule delle commissioni, sin dalle audizioni che furono fatte in Senato. Bene, tutti quelli che abbiamo udito e che sono stati ascoltati hanno spiegato una cosa semplice, tutti, che questo provvedimento non solo è sbagliato secondo i criteri della pedagogia contemporanea, che è inutile, perché puntare su questo, diciamo, utilizzo del voto il condotto non produce alcuno degli effetti dichiarati da questo provvedimento, ma che è addirittura dannoso, perché quei comportamenti che sono spesso spia di un disagio, se criminalizzati
e bloccati dentro e cristallizzati dentro quel voto non producono il miglioramento di quei comportamenti, ma spesso un aggravarsi della situazione. Quindi ancora una volta state chiedendo a quest'Aula di approvare un provvedimento che non avrò finito, che non ha alcun valore concreto e che per pura propaganda farà pagare un prezzo altissimo ai cittadini italiani, in questo caso ai bambini e ai ragazzi del nostro Paese. Grazie onorevole Orfini. Onorevole Iaria, a titolo personale. Sì, grazie Presidente. Sì, la condotta è importante, bisogna dare buon esempio, quindi diamo un po' di voti di condotta. Lollobrigida ministro, ferma un treno, voto 3. Santanchè, insulta un percettore di reddito in televisione, poi è indagata per fondi Covid, voto 2. Del Mastro, che rivela documenti segretati, voto 3. Sgarbi, basta la parola, Sgarbi, voto 0. Quindi sì, siamo d'accordo, cominciamo a dare i voti di condotta, ma cominciate a dare l'esempio voi, a punire chi ha una condotta disdicevole. Grazie onorevole Iaria. Deputata Scarpa, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Non vasi da riempire, ma sorgenti da far sgorgare o fiaccole da accendere, in base che la dica la Montessori o Plutarco. È questa la frase inflazionata che si usa sempre ogni volta che si vuole dare una parvenza di intento pedagogico positivo a un provvedimento che interviene sulla vita scolastica. A me sembra che l'approccio di questo provvedimento, a conti fatti, sia più quello di mettiamo un'etichetta sui vasi in base a come e quanto si muove l'acqua al loro interno e poi scegliamo arbitrariamente con un colpo di legge dove mettere una diga o dove spegnere una fiaccola. Ci sono tanti problemi di metodo e di merito che discuteremo all'interno di questo provvedimento nella fase emendativa e penso che ci chiariremo meglio. Ma chi ci ascolta a casa dovrebbe riflettere durante tutta questa discussione sul quale dei due approcci e quale delle due idee di scuola che si scontreranno oggi in aula corrisponde meglio a quella frase della Montessori o di Plutarco che fosse. Grazie onorevole Scarpa. Deputata Orrico, a titolo personale. Questo disegno di legge, chiedo di sottoscrivere l'emendamento soppressivo a prima firma della collega Manzi, è un disegno di legge che, come dire, si inserisce all'interno di una filiera ben precisa che questo governo sta costruendo, e cioè far sì che tutti i cittadini e tutte le cittadine italiane rispondano in coro in un unico modo: signor sì. Perché quello che si vuole fare è costruire dei soldati, non delle persone pensanti, delle persone responsabili. Il voto in condotta è un voto di discriminazione nei confronti di quelle che sono le fragilità, i disagi, le diseguaglianze che ci sono all'interno del nostro Paese e all'interno del nostro sistema scolastico. È l'ennesimo disegno di legge che vuole trasformare la scuola e questa società in un contesto autoritario, dove non viene riconosciuta autorevolezza agli insegnanti, che ancora una volta restano precari, con gli stipendi più bassi tra tutti i Paesi OCSE, ma per dare dei valori ai nostri giovani si preferisce la punizione piuttosto che l'educazione. Grazie onorevole Orrico. Onorevole Mari, a titolo personale. Grazie Presidente. È un provvedimento folle. L'autorevolezza dei docenti che inseguite a questo modo dipende dalla qualità della scuola, e per aumentare la qualità, migliorare la qualità della scuola in Italia, oltre ad adeguare le retribuzioni, sarebbe necessario intervenire sul numero degli studenti in classe, sulla bellezza delle nostre scuole e sul tempo della scuola, sul tempo per cui i nostri ragazzi rimangono a scuola. Se non si fa questo, non aumenta nessuna autorevolezza e i docenti, come gli studenti,
sono vittime di un contesto nel quale, diciamo così, sono costretti a fare il loro lavoro. Io il voto in condotta, per quello che ho imparato a scuola, non lo diminuirei di peso. Io lo eliminerei proprio. Grazie onorevole Mari. Onorevole Ciani, a titolo personale. Grazie Presidente. Anni e anni di pedagogia buttati nel cestino, perché di fronte alle difficoltà educative il compito di un educatore non è quello semplicemente di punire, come se il voto fosse una sanzione disciplinare in un ambiente di lavoro, ma di accompagnare, di guidare i ragazzi, di favorirne la consapevolezza, acquisendo così l'autorevolezza nei loro confronti, non semplicemente con la paura. Lo dicono tanti insegnanti, ma lo dicono anche tanti educatori, Presidente. Per tanti anni ho fatto quello che si definisce l'educatore di strada, nelle scuole della pace, nelle scuole popolari. Non avevamo voto in condotta, ma l'autorevolezza ha guidato tanti ragazzi che si sono fidati e hanno trovato una nuova strada. E invece no, per voi basta un voto, un elaborato, niente di più facile e di più semplice. Invece non è questa la strada per favorire un percorso di crescita dei ragazzi. Provare a coinvolgere loro, le loro famiglie, che spesso sono altrettanto disorientate, stringere un patto insieme, promuovere un lavoro comune. Purtroppo non vediamo niente di tutto ciò. Grazie. Grazie onorevole Ciani. Onorevole Fornaro, a titolo personale, prego. Ma grazie signor Presidente. Riprendo alcune considerazioni fatte in precedenza dal collega Berruto e dal collega Cuperlo, perché qui il tema è mettere insieme, provare a riflettere, stiamo parlando della scuola, dei ragazzi, del nostro futuro, la differenza tra termini apparentemente simili, autorevolezza, principio di autorità, autoritarismo, sono molto differenti. Nessuno mette in discussione, perché questo poi starà nella propaganda con cui venderete questo provvedimento, il principio di autorità. Il principio di autorità è strumento di democrazia e ovviamente funzionale all'organizzazione di corpi complessi. Ma il punto è che voi confondete, stravolgete e portate l'autorevolezza, in realtà, che si conquista anche con la formazione maggiore dei docenti. L'autorevolezza significa avere aule in grado di dare una risposta a bisogni profondamente cambiati, significa avere scuole moderne, significa avere un approccio comprensivo ed inclusivo. Sostituite l'autorevolezza, che inserite anche nella rubrica del provvedimento, con l'autoritarismo. Sì, ha ragione Berruto, questo provvedimento fa coppia col DL sicurezza, è un modo di vedere, una visione della società che noi contrasteremo in ogni modo. Grazie onorevole Fornaro. Onorevole Amato, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Io mi chiedo se il ministro Valditara sia mai entrato in una classe. In una classe particolare, in una classe del meridione, in una classe di una zona a rischio. A Caivano hanno fatto bandiera dei loro provvedimenti, hanno strombazzato a destra e a manca l'accompagnare i ragazzi difficili. Ecco, allora mi chiedo se davvero è mai entrato in una classe, perché probabilmente non sa che esistono i PEI, sono i piani educativi individualizzati, che non sono per i ragazzi portatori di handicap, ma sono per i ragazzi caratteriali, che sono quelli un po' più difficili. Ha ragione il collega Fornaro, autoritarismo. Del resto il ministro Valditara ce l'aveva già dimostrato con l'umiliazione dei ragazzi, ce l'aveva dimostrato con i lavori socialmente utili. Quello mi augurerei per il ministro Valditara, lavori socialmente utili. Grazie onorevole Amato. Onorevole Ghio, a titolo personale. Io a titolo personale.
Grazie Presidente. L'impressione, leggendo questo provvedimento e insomma anche dal vostro rifiuto di emendarlo, è che state cercando di usare il voto in condotta per riempire il vuoto delle risposte che non riuscite a dare alla scuola e agli studenti. Risposta che la scuola attende su questioni fondamentali come avere insegnanti da inizio anno, come potenziare i percorsi per contrastare l'abbandono scolastico, come il sostegno per i percorsi che prevengono il disagio crescente fra i ragazzi. E voi pensate di rispondere a tutto questo con la bandierina dell'autoritarismo, appunto con il voto in condotta. Ma credete davvero che i giovani e la scuola si sostengano in questo modo? Ci credete davvero? I giovani si sostengono, la scuola si rafforza dando vero valore alla relazione educativa, facendo sì che i giovani possano essere critici, appassionati, fiduciosi nel futuro. Il voto in condotta sta all'opposto di questo percorso. Grazie onorevole Ghio. Onorevole Iacono, titolo personale. Dov'è? Ah, eccola. Prego, a titolo personale. Grazie signor Presidente, signora Sottosegretaria. Io volevo riprendere qui le parole del nostro Presidente della Repubblica Mattarella durante l'inaugurazione dell'anno scolastico a Cagliari. Parole le sue sul ruolo della scuola, dell'istituzione scolastica e sulla necessità di rinnovare un'azione volta innanzitutto a prevenire certi fenomeni, incidendo sulle cause profonde, sulla frustrazione, sulla mancanza di modelli positivi e sulla paura del futuro che sta coinvolgendo le nostre giovani e i nostri giovani. Ecco, queste parole dovrebbero farci riflettere ancora. Noi riteniamo che questo, il metodo che voi avete scelto, sia il più sbagliato e che confligga con la missione e con la funzione stessa della scuola, che deve formare, educare, accogliere e includere, che deve provare a prevenire i comportamenti sbagliati che derivano da un disagio e dalle problematiche che le nuove generazioni in questa fase storica stanno vivendo. Grazie, signor Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Iacono. Onorevole Girelli, a titolo personale, prego. Grazie, Presidente. Io penso che la scuola non possa basarsi su un principio di ordine e disciplina imposto. Sanzioni, trattare gli studenti come persone da tenere sotto controllo o ricondurre delle regole imposte, ma deve essere il luogo in cui far nascere e suscitare l'amore verso il rispetto delle regole, verso lo stare assieme, verso l'accettarsi nelle proprie diversità. A tal proposito, tramite suo, vorrei richiamare il collega Iaria, che non è stato bello abbia dimenticato l'ex ministro San Giuliano nella sua pagella di valutazione, perché bisogna includere sempre tutti, non lasciare qualcuno fuori. Ecco che allora io penso e credo che quando si parla di scuola bisognerebbe avere il massimo dell'attenzione e della tensione etica e morale. Bisognerebbe misurare le parole e capire bene che cosa si sta decidendo. Io credo che con questo provvedimento noi diamo l'ulteriore colpo alla scuola già in crisi. C'è solo una necessità: ascoltare famiglie, insegnanti, studenti e mettere le risorse necessarie per farla funzionare al meglio. Grazie onorevole Girelli. Onorevole Porta, a titolo personale. Sì, caro Presidente, cara Sottosegretaria, un grande pedagogista brasiliano, Paulo Freire, parlava di pedagogia depositaria, quella dove si riempiono dei vasi vuoti, contro la pedagogia moderna, che è una pedagogia costruttiva, quella che forma i cittadini, quella tra l'altro alla quale si richiama la nostra Costituzione. Bene, con questo provvedimento voi ci riportate indietro di quasi un secolo, rinnegate la grande tradizione pedagogica italiana, quella di Maria Montessori, di Don Milani, e rischiate di riaprire una ferita che stavamo quasi colmando con gli ultimi dati Istat che ci dicevano che c'era un recupero dell'abbandono scolastico, della dispersione scolastica. Ecco, non facciamo questo errore, non torniamo indietro, non rinneghiamo parte della nostra più bella tradizione pedagogica.
Grazie onorevole Porta. Onorevole Pellegrini, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Rileviamo un impressionante e preoccupante filo conduttore nell'azione di governo, nell'azione di questa maggioranza. C'è una volontà precisa e manifesta di imprimere al Paese una svolta autoritaria e repressiva. L'abbiamo visto ieri nello sciagurato, nel terribile DDL sicurezza che è stato approvato, che è pieno di nuovi reati inventati, reati che avrebbero messo in galera anche il Mahatma Gandhi. È lo stesso stile, la stessa svolta autoritaria e repressiva la si vuole applicare alla scuola, dove invece viene utilizzato il manganello del voto in condotta. Ma la scuola è un luogo dove far crescere giovani donne e giovani uomini e farli diventare cittadini consapevoli e adulti, cittadini che ragionano con la propria testa e non sono soltanto dei numerini che dovranno dire soltanto sempre e soltanto sì a questa maggioranza di destra. Grazie. Grazie onorevole Pellegrini. Onorevole Quartini, a titolo personale, prego. Sì, grazie Presidente. Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo, scriveva Salvatore Quasimodo. Io credo che davvero con questa idea autoritaria si torni indietro di probabilmente almeno una settantina d'anni, cioè quando andavo a scuola io, all'elementare, alla scuola dell'obbligo, che con il voto in condotta si pensava di reprimere le vocazioni delle persone addirittura. Noi non abbiamo imparato niente dalla psicopedagogia moderna, che ci dice che piuttosto che la repressione conta il coinvolgimento, conta premiare. Io direi che all'elenco opportuno del collega Iaria, oltre a San Giuliano che è già stato citato, io metterei anche alcuni parlamentari di quest'Aula, dopo che abbiamo visto atti squadristici. E comunque credo che davvero si stia confondendo la disciplina e l'onore con l'ordine e disciplina. Grazie onorevole Quartini. Deputata Zanella, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Ha ragione collega Amato. Il Ministro dovrebbe, anzi lo invito a visitare una scuola, e senza andare nel Sud, basta che venga anche nel centro di Roma, a Trastevere, al Testaccio, e vedere cosa succede nelle nostre scuole. E per quanto riguarda il principio di autorità, certo, autorità versus autoritarismo, però bisogna sostenerlo questo principio di autorità. Non è possibile che i nostri insegnanti siano sottopagati, che non ci siano i docenti di sostegno, che ci siano 30 studenti con problemi nelle classi. Insomma, questo del voto in condotta è scandaloso, mi ricorda l'altra misura del presente, la castrazione chimica. Ecco, io la metterei sullo stesso piano. Grazie onorevole Zanella. Onorevole Bonetti, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Vorrei aggiungere un ulteriore punto di vista a questo dibattito nel confermare il nostro sostegno già anticipato dalla collega Ruffino. C'è un dato che è incontrovertibile e che vede tutte le forze politiche sempre prodigarsi in tanti commenti, che è quello dell'abbandono scolastico, così drammatico nel nostro Paese. Siamo quinti in ordine, diciamo, negativo a livello europeo, siamo con le regioni, anche quelle più virtuose, la maggior parte delle regioni più virtuose, ben al di sopra della percentuale europea, abbiamo un dato drammatico nelle principali regioni del Sud Italia. E a fronte di questo, che è un problema per tutti, la domanda è: questo provvedimento introdotto dal Ministro Valditara va a migliorare o peggiorare la condizione dell'abbandono scolastico? Mi sembra evidente a tutti noi che la risposta sia che andremo a peggiorare, togliendo reali strumenti agli insegnanti per poter invece
offrire un percorso davvero inclusivo come chiede la nostra Costituzione. Quindi io ho un'ulteriore riflessione anche in questo senso, penso la maggioranza la dovrebbe fare. Grazie onorevole Bonetti. Onorevole Stumpo, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Se posso, attraverso di lei, do io una risposta, visto che non sarà il Governo a darla alla collega Ghio. Se pensate davvero che con l'autoritarismo siete in grado di risolvere i problemi di questo Paese, io penso di sì, è il vostro brodo di cultura. E non lo vediamo soltanto sul 5 in condotta, è il vostro modello. Lo abbiamo visto in questi giorni. Sul decreto, sulla legge sulla sicurezza che avete trasformato in autoritarismo. Lo stiamo vedendo in questa legge che noi proponiamo di abrogare, perché vede, io, e mi avvio a concludere, Presidente, avevo perso di vista la scuola italiana. Ho due figli in età scolastica che, come tutti i ragazzi, hanno dentro quel fuoco sacro che li porta a contestare qualsiasi cosa, e tutte e due si sono beccati un 5 in condotta nel corso di questi anni perché hanno osato contestare. Una ora è all'università, l'altra ha fatto il terzo anno, sì. Vede, lo dico attraverso di lei alla maggioranza, noi queste norme le cambieremo, perché nell'alternanza di governo c'è anche un'alternanza di cultura, di cosa si intende per avere una società civile. Le cambieremo nella loro interesse di manifestare contro un governo in cui saranno contrari e nell'interesse dei loro figli che potranno andare in una scuola migliore di quella che loro lasceranno dopo questo governo. Grazie. Grazie onorevole Stumpo. Deputata Kirchi, a titolo personale. Prego. Colleghi, sì, grazie Presidente. Questo giudizio sul comportamento a me ricorda un po' la caserma, perché mi ricorda alcune frasi che io ho in mente da quando ero bambina. Dice: questa persona ha difficoltà ad obbedire, questa persona ha facilità al comando. È proprio una cosa prettamente militare. Credo che non ci sia bisogno di questo, perché un consiglio di classe, un buon consiglio di classe, deve elaborare un piano strutturale per agire sul comportamento di un ragazzo, perché è il piano qual è? Giocare sul suo stesso campo, smontare gli atteggiamenti da bullo. E in tanti anni di insegnamento ho imparato proprio questo, perché i ragazzi si sentono con una pistola, alla fine senza cartucce, ma sentono una sorta di fascinazione in questo, cioè della serie, ha capito come son fatto, e imparano a rispettarti. Autorevolezza non volere non vuol dire autoritarismo, perché la scuola è inclusione. Grazie onorevole Kirchi. Onorevole Carmina, a titolo personale, prego. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, quando si parla di scuola si dovrebbe prestare la massima attenzione e il massimo rispetto. Dovrebbero tremare le vene ai polsi quando si interviene sulla scuola, perché ad essa è affidata il futuro dei nostri figli e della stessa patria che voi tanto reclamate come concetto, ma che è per tutti noi l'Italia. E mi preme ringraziare i docenti tutti, perché l'impressione è che, non essendoci risorse, vera disponibilità nei confronti della scuola, si interviene con un provvedimento nel quale si confondono severità e rigore con repressione, alimentando una cultura dello scarto, non considerando ciò che accade con la dispersione scolastica di chi viene severamente punito e poi da chi, perché chi controllerà i controllori, diceva Giovenale. Bene, Don Milani scriveva: la scuola ha un solo problema, i ragazzi che perde, e lo posso testimoniare io che ho partecipato a centinaia di consigli disciplinari in una scuola di periferia in 30 anni di esperienza, e cito qui un mio alunno, andate a cercare, Giuseppe Adorno, a cui hanno sparato alla nuca dopo che era stato allontanato dalla scuola. L'educazione
termino, Presidente. L'educazione e l'apprendimento hanno a che fare con l'amore. E non lo dico io, lo dice San Giovanni Bosco, la pedagogia salesiana, dove si dice i ragazzi per apprendere hanno bisogno di essere amati, solo esserlo, sentirsi amati. Grazie. Questo dovrebbe essere l'obiettivo nostro. Grazie, onorevole Carmina. Per favore, un po' di silenzio. Deputata Di Biase, a titolo personale. Prego. Così come è accaduto per la legge che abbiamo appena votato sulla riforma del codice penale, vi siete rifatti al codice Rocco, così la matrice del voto in condotta appartiene alla riforma Gentile. Gli anni sono gli stessi, anche gli intendimenti, e forse la direzione in cui volete portare il nostro Paese è finalmente chiara. C'è una differenza sostanziale, su cui sono già venuti alcuni colleghi, tra le due parole fondamentali che sono autorità e autorevolezza, parole che hanno la stessa radice dal punto di vista etimologico, che però declinano in modo assolutamente diverso quando ne approfondiamo quelli che sono gli aggettivi, che sono autoritario e autorevole. Ecco, io penso che questa riforma del voto in condotta non abbia nulla di autorevole, ma sia purtroppo soltanto una riforma autoritaria che non farà bene alla scuola pubblica. Grazie, onorevole Di Biase. Onorevole Grimaldi, a titolo personale. Ha rinunciato, chiedo scusa. Allora, l'ultimo intervento, almeno come è scritto a me, onorevole Casiero, prego, a titolo personale, ovviamente. Grazie, Presidente. Volevo ricordare un incontro che avevo fatto in una scuola, sa, da magistrati, di frequente si andava nelle scuole che esercitavano in contesti in cui vi era un alto indice di camorra o di 'ndrangheta. Ebbene, una volta si disse di andare a incontrare i ragazzini di quinta elementare e prima media. Lì, naturalmente, durante la notte quasi non dormì perché avevo difficoltà a raccontare qualcosa. Eppure parlai, dopodiché mi venne posta una domanda da uno di loro. È vero che quando un boss viene arrestato e un altro prende il suo posto, quel boss, quando esce dal carcere, uccide quello che ha preso il suo posto? Altre domande furono simili, Presidente. Cosa voglio dire? Che questi ragazzi vanno aiutati. Se c'è qualcuno che ha una condotta diversa, quella condotta va vista come un disagio e va sostenuto. Bisogna che ci sia comprensione, coinvolgimento, amore, un insegnamento che veramente dia il senso di quella che deve essere la società. Grazie, Presidente. Grazie, onorevole Cafiero. Non risultano altri iscritti, pertanto pongo in votazione l'emendamento 1.100 Manzi ed altri, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Colleghi, chi altro deve votare? Se c'è qualcuno alzate le mani, ma mi pare che abbiano votato tutti, è così? Trancassini? Onorevole Trancassini? Chi? Rossi? Milani? Per favore, perché è l'ultimo voto prima della sospensione. Giaconi? Matone? Abbiate pazienza. Però. Latini, però, ragazzi. Un attimo di pazienza. Ci siamo? No. Latini. Ma non ok, dove sta? Ah, sta, votate. Va bene, votazione chiusa. Presenti 235, favorevoli 91, contrari 141, la Camera respinge. Secondo le intese intercorse fra i gruppi, interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento,
che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta di martedì 24 settembre. Avverto che con lettera in data 18 settembre il Presidente della Commissione Agricoltura ha rappresentato l'esigenza sulla quale ha convenuto all'unanimità l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo della Commissione medesima di posticipare al prossimo calendario dei lavori l'avvio dell'esame in assemblea attualmente previsto per la seduta di lunedì 23 settembre della proposta di legge numero 329 recante disciplina dell'ippicoltura. A seguito delle intese intercorse fra i gruppi, l'esame del provvedimento non sarà pertanto iscritto all'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana. Comunico inoltre che martedì 24 settembre alle ore 12.30 è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale, settimo scrutinio. La chiama avrà inizio dai senatori. Conseguentemente, nella medesima giornata, lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni è anticipato alle ore 10.30 e la parte pomeridiana della seduta con votazioni avrà inizio alle ore 14.30 anziché 14. Avverto altresì che nella giornata di mercoledì 25 settembre alle ore 16.15 avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Felice Maurizio Dettore. Avverto infine che nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame della mozione numero 1326 concernente iniziative in materia di parità di genere, con particolare riguardo alle condizioni lavorative, economiche e sociali delle donne. Per la discussione generale del documento 22esimo numero 31A, istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta. Onorevole Gnassi, prego. Grazie Presidente. Sì, per dire in quest'Aula e richiamare anche a un possibile senso di rispetto delle istituzioni e di dignità, una parte della maggioranza di governo, in particolare Fratelli d'Italia, che si sta distinguendo in queste ore per un comportamento inaudito e inaccettabile di fronte all'emergenza che sta colpendo una parte del nostro Paese, mi riferisco al maltempo in Emilia-Romagna e alla Romagna. Mentre ancora in corso l'emergenza, mentre ci sono sale operative attive con forze dell'ordine, protezione civile, sindaci, enti locali, mentre un intero tessuto di forze economiche e sociali stanno presidiando un'emergenza, stiamo assistendo ad attacchi inauditi fatti per la campagna elettorale in Emilia-Romagna contro in particolare il sindaco Michele De Pascale, sindaco di Ravenna. È in corso in questi minuti, cosa mai vista a mia memoria, io ho avuto anche l'onore di fare il sindaco di una città della Romagna, mentre sono in pieno svolgimento le azioni per l'emergenza in Emilia-Romagna, c'è una conferenza stampa di un vice ministro alle infrastrutture Bignami e di un ministro alla protezione civile Musumeci che stanno attaccando la regione per gli interventi non fatti sulla pianificazione territoriale negli ultimi decenni in Emilia-Romagna. Una cosa di questo tipo credo che non sia mai avvenuta. Mentre bisogna essere là, non con gli stivali nell'acqua per fare i selfie, ma per capire cosa c'è bisogno e cosa c'è da fare in questi momenti per le infrastrutture e le scuole, noi stiamo assistendo a una conferenza stampa da Roma per attaccare un sindaco e i sindaci della Romagna. Non entro qui nel merito, delle disquisizioni sui numeri, i dati sono evidenti. Sono stati negati prima gli 8,5 miliardi di danni, per poi quella cifra portarla al governo in Europa perché l'Europa potesse dare delle risorse al Paese e all'Emilia-Romagna. Sono stati nucleati proprio in questi minuti tutti gli interventi e i lavori di ripristino del territorio che hanno visto 402 interventi immediati, 130 già completati,
158 quelli in corso e 114 in progettazione, il tutto per un investimento totale di circa 340 milioni su interventi di somma urgenza, urgenza e programmazione di fondi regionali. Sono avvenuti poi 152 interventi per oltre 137 milioni per interventi sui fiumi e per la sicurezza idraulica, per la difesa idraulica altri 267 milioni. Cosa voglio dire? Che per quanto riguarda questa tipologia di interventi, somma urgenza, urgenza, difesa idraulica, subito si sono attivati enti locali in raccordo con la Protezione Civile e anche il Governo nazionale. Quello a cui si sta assistendo è inaudito, Presidente. Fate qualcosa, richiamate la Premier Meloni, prenda l'elicottero la Premier Meloni, che in Romagna si è vista solo con gli stivali nell'acqua a fare un selfie di promesse, indennizzi 100% ai privati, quando ancora le imprese, le famiglie soffrono e non hanno avuto un euro per gli interventi privati. Finisco. È evidente a tutti che le condizioni meteoclimatiche sono dovute al cambiamento climatico. Stiamo assistendo a un ciclone Boris che ha spazzato via mezza Europa, che ha causato morti, decine di persone ferite e decine di morti. In Romagna stiamo lavorando sull'emergenza. Non ci faremo spaventare dalla conferenza stampa fatta per attaccare il candidato del centro-sinistra che si sta occupando di tutti i cittadini emiliano-romagnoli, quelli di destra e quelli di sinistra, e che sta affrontando insieme alla Regione l'emergenza. La Meloni, il Vice Ministro prendano i mezzi di cui hanno a disposizione, si recano sui territori. Grazie. E chiedono ai territori cosa hanno bisogno e non li colpiscono strumentalmente per campagne elettorali. Grazie, onorevole Ignazzi. Onorevole Benzoni, prego. Grazie, Presidente. Abbiamo parlato anche questa settimana di quanto sta accadendo nelle carceri italiane, di una vera emergenza come quella dei suicidi. Dall'ultima mia lettura in aula, ai primi di agosto sono decedute altre, si sono tolte la vita altre 9 persone, e volevamo semplicemente ricordarle in un gesto che vada oltre i numeri che sono arrivati oggi a 70. È morto un 31enne nel carcere di Cremona, si è suicidato un 48enne all'interno del Tribunale di Salerno, a 55 anni ha perso la vita nel carcere di Biella, a 35 nel penitenziario di Prato, a 36 anni in quello di Parma. La 67esima vittima non ha ancora informazioni in merito all'età e al luogo. A Benevento, a 62 anni, si è suicidato il 68esimo di quest'anno, e pochi giorni fa un 50enne nel carcere di Roma Regina Coeli e un 32enne nel carcere di Ariano Irpino. Ecco, noi, lo sa, non abbiamo condiviso il provvedimento del decreto carceri come problema risolutivo. Le carceri le stiamo visitando tutte e vorremmo che il governo si dedicasse a visitarle, perché ci sono anche dei grandi carceri di eccellenza. Parliamo per esempio del G7 nel carcere romano di Rebibbia, che è un padiglione che del lavoro e della formazione fa una vera eccellenza nazionale, con tassi di recidiva bassissimi e un'impronta del carcere che è quella che vorremmo, la rieducazione e la dignità umana. Grazie. Grazie onorevole Benzoni. L'ultimo intervento, onorevole Ubaldo Pagano, prego. Signor Presidente, ieri sera siamo entrati in possesso di un documento che purtroppo ci racconta bene e in maniera drammatica cosa sia diventata la sanità pubblica in Italia. Volendo rimettere in fila i fatti, a gennaio dello scorso anno l'AIFA ha classificato il Nirsevimab tra i farmaci di classe C ripetibili con ricetta limitata, ossia tra quelli vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri e di specialisti. Questo farmaco serve per curare una malattia estremamente contagiosa che colpisce i bimbi fino ai 5 anni, si chiama virus respiratorio sinciziale, una malattia che ogni anno colpisce 33 milioni di bambini nel mondo, provoca 3,6 milioni di ospedalizzazioni e purtroppo la morte di 100.000 piccoli. La decisione dell'AIFA era stata accolta come una buona notizia, tanto che diverse regioni avevano previsto la somministrazione del dispositivo in maniera completamente gratuita, vista anche la particolarità dei pazienti coinvolti. Bene, nella giornata di ieri il Ministero della Salute ha decretato che così non poteva essere.
e invece ha fatto delle distinzioni tra le regioni che sono in piano di rientro per deficit della spesa sanitaria, praticamente tutto il Sud Italia più altre regioni, tra cui la regione Lazio, col risultato che quelle in piano di rientro non potevano garantire la somministrazione del farmaco perché trattasi di prestazioni extra LEA. Allora, in un paese civile, un paese che si vanta della propria sanità pubblica, che ha istituito e celebrato il servizio universale sanitario, è mai possibile che un bambino nato in Puglia, in Calabria, in Campania o nel Lazio debba avere meno diritti e meno possibilità di curarsi di uno nato nel Veneto, in Lombardia o in Piemonte? Se un genitore meridionale debba trovarsi nella condizione di piangere il proprio figlio perché lo Stato italiano ha individuato dei principi contabili sulla prevalenza dell'universalità, dell'equità e dell'uguaglianza. Ma guardate, la cosa più scandalizzante di tutta questa vicenda è che dopo le nostre proteste annunciate mezzo media, il Ministero ha annunciato di aver inviato una nuova circolare in cui diceva che sostanzialmente si era sbagliato e, visti gli evidenti profili di iniquità territoriale, si sarebbe attivata per garantire l'accesso a tutte le regioni. Ora, lo dico semplice, questo è l'antipasto evidente dell'autonomia differenziata, che fa in modo che ci siano due sistemi sanitari, uno di serie A e uno di serie B, uno che si può permettere l'accesso alle cure per tutti e uno che non se lo può permettere. Ma guardate, qui il problema non è di iniquità territoriale. Conclude. Il problema, Presidente, vorrei che arrivasse forte al Governo, è che qui si tratta di adempiere o meno al principio contenuto nell'articolo 32 della Costituzione e si chiama diritto universalistico alle cure. Impari il Ministro della Salute a farsi carico di questo presupposto e ci eviti queste barbarie. Grazie onorevole Pagano. Integriamo gli interventi di fine seduta con l'intervento dell'onorevole Borrelli. Prego. Presidente, per ricordare che oggi, il 19 settembre 1959, nasceva Giancarlo Siani. Oggi a Napoli sono organizzate varie iniziative, una in particolare all'ingresso della sede del Mattino da parte dell'Associazione Studenti Anticamorra, che ogni anno fuori la sede col direttore e con i giornalisti del Mattino, di cui Siani era collaboratore, festeggiano simbolicamente questa data e si incontrano. Io voglio ricordare a tutti che Giancarlo Siani fu ucciso perché era un giornalista serio, come hanno detto nel film, giornalista, che scrisse un articolo, in particolare un articolo che informò l'opinione pubblica che l'arresto del boss oplontino di Torre Annunziato, Valentino Gionta, era stato possibile grazie a una soffiata degli storici alleati Nuvoletta, che quindi tradirono Gionta in cambio di una tregua con i nemici casalesi. Per questo articolo Giancarlo Siani ha sacrificato la sua vita e ancora oggi noi in Parlamento dobbiamo prendere esempio da uomini e donne, da uomini e donne che hanno sempre messo lo Stato, l'interesse collettivo e l'integrità davanti a tutti. E noi lo ringraziamo ancora e lo festeggiamo con, innanzitutto con la sua comunità e con la redazione del Mattino e tutti i giovani che oggi saranno lì. Grazie onorevole Borrelli. La deputata Braga sullo stesso argomento. Grazie Presidente, vogliamo unirci anche noi, e lo dico a nome del gruppo, delle deputate e dei deputati del Partito Democratico, al ricordo di Giancarlo Siani, una persona che con il suo sacrificio, ma il suo impegno civile di giornalista impegnato in quelle terre difficili ha ricordato e continua a ricordare anche a distanza di anni a tutti noi l'importanza di battersi perché attraverso il libero giornalismo, la libera informazione si possa contrastare alla radice quella cultura dell'illegalità
della mafia, della camorra che ha portato alla sua uccisione. Noi abbiamo condiviso con Paolo Siani, fratello di Giancarlo, una legislatura in quest'Aula, le sue battaglie per rafforzare anche quello spirito di solidarietà, di comunità che sono la base fondamentale per combattere alla radice una cultura dell'illegalità e un terreno fertile spesso in cui trova spazio la criminalità organizzata, sono le battaglie che vogliamo continuare a portare avanti. Lo ricordo, in questi giorni in cui tanto ci siamo battuti contro la decisione scellerata del governo di reintrodurre la norma sulle detenute madri, e voglio che sia un ricordo quello che facciamo oggi in quest'Aula, ma anche un'affermazione di impegno, non solo di testimonianza, ma di impegno nel portare avanti i valori che Giancarlo Siani ha interpretato in tutta la sua vita di uomo, di giornalista, di militante, e che vogliamo continuare a portare nel nostro lavoro, nella vicinanza alla sua famiglia e alla sua comunità che lo ricorda. Grazie. Grazie deputata Braga, anche la Presidenza si associa a questo ricordo di un giornalista che amava la verità e per questo ha pagato. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì 20 settembre 2024, ore 9:30, svolgimento di interpellanze urgenti. La seduta è tolta.